protesta in protesta, allora, questa volta partite IVA, ristoratori, titolari di bar, artigiani si danno appuntamento a Piazza del Popolo, una manifestazione assolutamente pacifica per rivendicare il diritto di tornare a lavorare. Siamo all'esasperazione totale perché non arrivano sussidi, sono molto piccoli, sono molto pochi. Chiediamo che la nostra dignità non venga calpestata, chiediamo di nuovo la nostra libertà, le riaperture in sicurezza. Abbiamo pensato anche al loro ristoro, perché noi per davvero pensiamo al ristoro delle persone. Quindi stiamo andando avanti con i nostri risparmi, ma i nostri risparmi non sono infiniti ovviamente. Beh, io ho avuto la fortuna di imparare da mio nonno a fare il pane e questo è stato uno dei vantaggi più grandi che ho avuto. Il problema però è che con il solo pane non si va avanti, la mia azienda è strutturata per fare ristorazione. Chiediamo che ce lo permettano di avere queste soddisfazioni, cioè di lavorare, di riaprire in sicurezza e ritornare un po' alla normalità. E di riaperture si discuterà nel pomeriggio sia nell'incontro Stato-Regioni sia nel vertice a Palazzo Chigi con Draghi e rappresentanti di governatori e sindaci. Intanto si ipotizza la data del 2 giugno per la riapertura del paese. A proporla il ministro del turismo Garavaglia, e la nostra festa nazionale potrebbe essere una data perfetta.